Tutte. Allora, oggi vi faccio una piccola review su alcuni prodotti dell'Elf che sto provando ultimamente e ne ho ancora altri che però devo provare, quindi per ora non ve ne parlo, vi parlo soltanto di questi qui, ovviamente, che ho provato. È ancora un video review di prime impressioni perché non li ho da tantissimo proprio da poterne fare una review approfondita. Però insomma, dalle volte che li sto provando posso cominciare a dire qualcosa. Allora, parto con il conditioning, spero di averlo detto bene, Lip Balm, questo, così in questa confezione. E questo qui che ho io è il, dovrebbe essere scritto da qualche parte, il Mellow Melon, la tonalità, ed è quella lì che ho sulle labbra. Si svita. Sopra c'è la protezione e il prodotto è questo. Allora, faccio uno swatch giusto per. Come vedete, quindi non è coprentissimo, dà un po' di colorito. Allora, questo è un prodotto che io reputo veramente molto valido perché è un balsamo labbra fenomenale, nel senso che cioè, è proprio un balsamo labbra, riesce ad ammorbidire le labbra in una maniera incredibile e le nutre proprio profondamente, secondo me. Cioè, io quando metto questo riscontro un effetto migliore, addirittura migliore di quando utilizzo gli Yes to Carrots, e quindi, cioè, vi ho detto tutto, che sono i miei burro cacao preferiti proprio per eccellenza. Quindi questo mi fa impazzire. Il problema di questo prodotto è il packaging. Hanno fatto una confezione scomodissima, secondo me, perché io ormai sono arrivata al punto che detesto andare a mettere il dito dentro, poi la trovo anche una cosa antigienica, sinceramente. Ed è scomodissimo da portare nella borsa, a parte che è grande, è abbastanza grandino, insomma, non è proprio piccolo piccolo. Ma è scomodo se io sto in giro andare a prendere, svitare, mettere, trovare qualcosa, un fazzolettino per pulirmi la mano. Secondo me è scomodo. Se lo facevano con un altro formato, con un formato gloss con il pennellino o un formato lipstick, sarebbe stato molto molto meglio. E io ormai sono arrivata al punto, insomma, che lo utilizzo solo a casa e con un pennellino per labbra, perché così mi dispiace tanto perché in giro sinceramente me lo rimetterei, anche perché dà un bel colorito alle labbra. Però è scomodo, la confezione è veramente troppo scomoda. Se cambiassero il packaging sarebbe veramente una grande cosa. E ci sono anche altre tonalità oltre a questa. Però immagino che non siano ovviamente come questo, visto che è un balsamo labbra e non è un rossetto. Immagino che non siano proprio coprenti, coprenti. Saranno come questo qui che dà appena un po' di colorito. Però comunque come prodotto, cioè, fa il suo lavoro, lo fa proprio benissimo. E peraltro anche la protezione 15, visto che siamo in estate, non fa mai male. Secondo prodotto, Mineral Booster. Allora, da perfetto ignorante vi dico che io ancora non ho capito se la Mineral Booster è una cipria o è un fondotinta. Penso sia una cipria, io infatti la sto utilizzando da cipria. Però qui mi dice, è scritto in inglese, quindi io non è che ne riesco a capire granché. Però a grandi linee, qui dice che bisogna applicarlo nelle aree del viso che necessitano di una copertura e quindi di lavorare sulla pelle con movimenti circolari. Grande traduzione ho fatto di questa frase, penso che ci sia scritto quello, però io sinceramente lo sto usando come cipria. Eccola qui, tonalità Sheer, viene nella sua scatolina. Questa qui che ho io è da quanti grammi? 4,8 grammi e scadenza a 6 mesi dall'apertura, da quanto riporta qui sopra. È un pochino rosata questa qui come tonalità. Boh, io vedo che. Dov'è? È una cipria molto. Almeno, cioè, è una polvere, ecco, chiamiamola polvere visto che non ho ancora capito. Per me, ripeto, cipria. È una polvere molto sottile, quindi è ottima perché riesce ad andare a fissare, ma non si vede. Mi piace, devo dire che questo primo piano inquietante. Devo dire che a me piace come prodotto, quindi questo qui lo promuovo. Almeno per adesso lo promuovo e lo testerò ancora meglio in inverno, quando è che, perché per adesso lo sto utilizzando principalmente per queste zone qui, perché comunque sono abbronzata, quindi non sto mettendo fondotinta, però il correttore devo sempre metterlo io purtroppo, e quindi
La sto usando principalmente per queste cose qui, peraltro non contiene parabeni, né conservanti, né robe chimiche, almeno da come ti porta. Poi, terzo prodotto. Andiamo, ce l'ho ancora la confezione, sì, ce l'ho. Il bambusetto, dovrebbe essere bambusetto, io non so perché lo chiamo bambusetto, ma qui non lo chiama bambusetto, ma lo chiama così, ve lo faccio leggere per prima. Tanto io con l'inglese non ci vado d'accordo. Quattro pezzi di pennelli set. Michele ha le sue traduzioni. Allora, io vedendo questo set, ho sempre pensato che fosse formato pennelli tradizionali elf, quindi pennelli lunghi. E invece no, sono rimasta veramente male appena l'ho visto perché è piccolissimo. È un nano set e si compone appunto di quattro pennelli. Viene con la confezioncina in canapa, non lo so in cosa sia. I cosini sono in bambù, i pennelli, ok. E la custodia qui è in 55% cotone e in 45% hemp linen. Lino? Non so cosa sia. Non niente adesso sugli animali, e questa è una cosa che ci fa piacere e va bene. Parliamo del set. Vabbè, insomma, la confezione, la custodia è così, c'ha la clip qui che apri e chiudi. E questa qui può essere anche utile. I pennelli sono due da viso e due da occhi. Anzi, due da viso, uno sarebbe da correttore e l'altro per gli occhi. Sono questi quattro qui. Faccio vedere la grandezza con un pennello tradizionale elf. E vedete che c'è una notevolissima differenza. Sono proprio mignon, veramente molto molto piccoli. Le setole per carità sono spettacolari. Comunque partiamo dal primo. Quello degli occhi per le sfumature è molto morbido e mi piace. Questo qui mi piace tanto. È sporco perché vabbè, l'avevo utilizzato, non l'ho lavato. Però mi piace tanto per le sfumature. Per farvi un esempio, per farvi capire come sono le setole. Vediamo con quale ve lo faccio. Ecco, questo pennello penso lo conosciate tutti, è il 13 di Sephora. Questo ha delle setole molto più dure e io con questo riesco a fare delle sfumature che si estendono molto di più, cioè riesco a sfumare non meglio. Se io voglio fare una gran bella sfumatura, nel senso il colore voglio sfumarlo proprio una sfumatura forte, con questo lo posso fare. Quest'altro invece mi fa una sfumatura molto più delicata, quindi se magari devo, ecco, per avere una sfumatura più ampia devo andarci a lavorare di più. Però se necessito appena di sfumare dei contorni, giusto per ammorbidirli un po', questo è perfetto perché è proprio morbido morbido. Poi abbiamo quest'altro, che sarebbe il concealer brush, ovvero quello lì per il correttore. Io sinceramente non lo sto usando per il correttore per il momento, ma lo sto usando per i pigmenti, perché comunque è lingua di gatto e ha delle setole comunque abbastanza lunghe, piatto e mi piace per applicare i pigmenti. Quindi per adesso io lo sto usando così e anche questo qui mi piace come per applicare gli ombretti normali, quelli lì compatti, non credo sia il top questo, perché non penso che le setole ne andrebbero a prelevare molto. Però per i pigmenti devo dire che è un buonissimo pennello, ma per i pigmenti o per gli ombretti minerali. Poi abbiamo quello che loro chiamano complexion brush, che essendo così piccolino, diciamo, è formato, ecco, pennello di essence per il blush. Quindi inizialmente io avevo provato ad utilizzarlo per il blush, ma le setole sono talmente morbide, cioè sono proprio morbidissime, il che potrebbe essere tutto a suo vantaggio, perché ha delle setole veramente sofficissime. Non prelevava niente, cioè proprio. Il blush non me lo preleva, il blush compatto, niente, non c'è niente da fare. Terra, idem, non la prende, terra sempre compatta, non la prende proprio, non riesce proprio a prenderla, figuriamoci a stenderla, non vi dico. Effettivamente l'unica funzione che io riesco ad attribuire a questo pennello è la cipria. Il problema è che è molto piccolino, quindi ecco per stendere la cipria, ecco vi faccio vedere il mio pennello da cipria, ve lo confronto, quello lì della Sigma. Ecco, c'è una differenza notevole, quindi ovviamente con questo qui
bisogna perderci molto molto più tempo. Se si va di fretta applicare la cipria con questa è un vero sbattimento, è perché è piccolo. E altri usi che potranno essere appunto il blush o cose non funziona, e quindi almeno io non riesco ad utilizzarlo, e quindi lo posso usare soltanto quando mi sto truccando e ho tanto tempo per truccarmi. Perché rido? Perché adesso viene il pezzo più simpatico di tutto quanto, il pennello più simpatico di tutto quanto il set. Già gli altri sono simpatici perché sono vicini. Questo io quando l'ho visto mi ha fatto subire una tenerezza mostruosa perché è il kabuki più piccolo che io abbia mai visto. È piccolissimo. E ve lo confronto con altri kabuki, quali ad esempio il Sigma. Quali ad esempio il Neve Makeup, quali ad esempio il Japonesque, è oggettivamente piccolissimo e sinceramente applicare il fondotinta minerale è buono per applicare il fondotinta minerale, non voglio dire di no, anche se preferisco di gran lunga quello lì della Neve Makeup perché ha delle setole più compatte, nel senso questo qui forse è troppo morbido, questo qui mi piace molto di più l'applicazione con questo forse viene troppo. Non mi fa impazzire, diciamo, l'applicazione con questo, non è malissimo, però non è neanche il top. Ma comunque di fondo, sì, ok che sopra c'è scritto Mini Kabuki Brush e ci siamo per mini. Di fondo non è troppo piccolo, può essere buono da portare nella pochettina per i ritocchi, da mettere in borsa, quello assolutamente è ottimo perché di certo è più comodo portare questo che non questo, ovviamente. Però insomma, così insomma ci vogliono 3 quarti d'ora per andarlo ad applicare su tutto quanto il viso, proprio troppo troppo tempo. E quindi ecco, diciamo questo set pro e contro. Questi due pennelli mi piacciono tanto, anche se il manico è veramente troppo corto secondo me. I pennelli da occhi per me, secondo il mio avviso, devono avere un manico più lungo. Ci può stare i pennelli da viso, che però anche quello lì per la cipria, per esempio, per me deve avere un manico più lungo. Ok, il kabuki ci sta che deve avere il manico più corto perché è più maneggevole, però per la cipria secondo me è più comodo un manico più lungo. Ottimi da viaggio perché sono piccolini, ci si arrangia quando si sta in viaggio, quindi non è che sto a guardare che ho il pennellino piccolo e ci metto di più, perché se sto in viaggio ovviamente devo ridimensionare tutto quello che devo portare. Nel frattempo fuori vedete che si è fatta notte perché ho cenato e quindi adesso continuo con il video, a parte che tanto penso di aver detto tutto. Diciamo che la mia opinione sul bamboo set non è stra positiva, nel senso le setole sì sono buone, ve l'ho detto, però non mi aspettavo qualcosina di più, sinceramente, se vi devo dire la verità. Appena possibile vi faccio la review dei due smalti, peraltro sono due tonalità nuove, non, per adesso non mi azzardo anche perché non ho nessuno smalto elf, quindi sono i miei primi due smalti elf. E poi ho un blush che però la tonalità non è assolutamente adatta a me adesso, che sarebbe la Tickled Pink della linea Studio, che è oggettivamente troppo chiara per me. La plastichina non viene via. Vedete? Oggettivamente, cioè mi andrebbe a schiarire questo. Penso che lo andrò ad utilizzare quest'inverno. E quindi niente, ci vediamo presto con la review degli smalti e appunto ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!